Ritrovati ad una nuova puntata di Incanto. Sono molto contento di avere ospite questa sera il maestro Stefano Burbi. Ciao Stefano. Ciao Francesco, grazie a te dell'invito e un grande saluto a tutti i nostri spettatori. Maestro Stefano Burbi è compositore e direttore d'orchestra. Ha diretto nella sua carriera l'orchestra Amadeus, poi si è trasferito a Toronto dove ha diretto stabilmente la Toronto Academy Orchestra. Ha vinto diversi premi, uno per la migliore colonna sonora originale per il film documentario Annigoni, Portrait of an Artist, al Festival Internazionale del Cinema di Toronto, direttore stabile dell'Orchestra dei Filarmonici di Firenze, poi autore di tantissimi brani, colonne sonore per film, balletti, musical, musica sinfonica da camera e sacra. Ha vinto anche il premio Franco Enriquez del 2000. 21, di cui parleremo nel corso di questa intervista. Vorrei subito chiederti, Stefano, che cosa ti ha insegnato la musica, cioè i tuoi studi musicali, che cosa ti hanno insegnato poi nella vita? La cosa che mi hanno insegnato fin da bambino è che quando siamo con gli altri è più bello, è più divertente. L'idea di fare musica da soli non è così attraente come l'idea di fare musica con gli altri. Quindi si capisce che esiste l'armonia, si capisce che esistono gli altri, si capisce che dobbiamo rapportarci con gli altri. Ed è questo l'insegnamento più grande che può dare la musica d'insieme. È interessante, no, questo che dici, quindi è sempre una emozione condivisa la musica, quindi lo dici poi tu che sei un direttore d'orchestra e chiaramente hai diretto e dirigi orchestra, mi ha sempre interessato questo aspetto, cioè il rapporto che si crea, no, tra il direttore d'orchestra e poi i diversi membri dell'orchestra, cioè è necessario avere un particolare, essere in particolare feeling, uso questa espressione. Anglosassone, diciamo, è necessario oppure ognuno poi deve essere concentrato sull'esecuzione della sua partitura, del suo pezzo? Te lo chiedo chiaramente da profano della musica, vorrei che tu ce lo spiegassi, cioè la relazione che si crea tra il direttore d'orchestra, i componenti dell'orchestra stessi. Questa è una domanda molto interessante, una domanda devo dire che mi viene posta anche di frequente perché è la domanda più intelligente che si può fare a un direttore d'orchestra, perché tutti si chiedono, ma questo direttore d'orchestra cosa fa? Agita le mani davanti a queste persone che sembrano non guardarlo. In realtà i musicisti, i professori d'orchestra sono ben concentrati sullo spartito, ma guardano il direttore d'orchestra con la coda dell'occhio. E ne colgono tutte le sfumature che il direttore d'orchestra cerca di dare con le mani, con gli occhi, diciamo, i movimenti del corpo. Il direttore d'orchestra però non è il dittatore, come tutti possono pensare, è il primus inter pares. Ci sono delle volte, durante le prove, in cui il modo di suonare, per esempio, di un oboe o di un clarinetto, può essere molto più interessante del modo con cui il direttore d'orchestra pensava di far eseguire un passaggio. Quindi uno coglie questa sfumatura e l'accetta e anzi incoraggia il musicista a seguire il suo istinto e cerca di incanalarlo, diciamo, in un flusso che è più generale, quello dell'accompagnamento del resto dell'orchestra. Non si dirige soltanto con le mani o con gli occhi o con il corpo, si dirige soprattutto con la mente e con il cuore. Questo è si dice carisma, ed è una parola che però difficilmente riesce ad avere un significato veramente nel mondo della musica. Diciamo che in tedesco c'è una parola che viene tradotta con carisma, ma è ancora più efficace, Ausstrahlung, che vuol dire gli strali dell'energia che escono fuori da noi, e appunto nella musica diventa il suono dell'orchestra. Ed è un rapporto molto particolare del musicista che sta sul podio con gli altri musicisti che eseguono. Karajan diceva che l'orchestra era una estensione delle sue braccia, era un pochino forte questa espressione. Però è vero che l'orchestra, quando c'è un buon direttore e una buona orchestra, riesce ad esprimere quello che il direttore d'orchestra ha dentro di sé. Ed è molto importante il rapporto anche umano che c'è fra direttore
il direttore e i suoi musicisti, perché anche se durante le prove, nonostante tutti pensino il contrario, si parla poco, si cerca di eseguire, si cerca di fare più che parlare. Una volta a una prova un direttore d'orchestra molto giovane cominciò a fare la prova della Moldava di Smetana, questo fiume che nasce e poi attraversa tutta la Boemia, poi arriva a Praga, questo bellissimo pezzo di Smetana, e cominciò a parlare dei fiorellini, delle farfalle che il fiume trovava sul suo cammino, sul suono delle acque, e parlava. A un certo momento un violinista si è alzato e ha detto: scusi maestro, ma allora questo passaggio lo vuole piano o lo vuole forte? Questa è la musica. Vorrei chiederti, Stefano, un aspetto che legato poi al fatto che tu fai il compositore. Come nasce la musica? Cioè, come si scrive musica? E ce l'hai una persona che compone musica ce l'ha in testa, arriva? Quali sono? Sono molto incuriosito da questo, perché chiaramente non ne ho ben a conoscenza di come possa. Io scrivo con le parole, invece la musica è un linguaggio del tutto diverso. Sono anche affascinato dal fatto, no, che i musicisti abbiano in effetti un linguaggio tutto loro particolare che non è dato alle altre persone che non conoscono la musica. E quindi volevo chiederti se c'è una differenza, magari, nel momento in cui una persona scrive musica, come nasce la musica rispetto allo scritto con le parole. Guarda, anche questa è una domanda interessante, anche perché io, oltre a scrivere musica, io scrivo anche poesie, scrivo saggi, perché ho fatto anche studi classici, studi di lettere all'università, per cui ho queste due anime, quindi riesco a darti una risposta piuttosto centrata. La differenza è che, ovviamente, c'è un'ispirazione iniziale, questo sia nel mondo della poesia, nel mondo della narrativa, che nel mondo della musica. Ma una volta che c'è un'idea, non è che un musicista o uno scrittore o un poeta scrivono di getto e basta. L'idea si sviluppa, soprattutto nel mondo musicale, quando si è freddi come il marmo. Perché una volta che tu hai nella tua testa un'idea musicale, un tema che ritieni opportuno sviluppare in maniera estesa, quello che devi fare non è di buttare l'idea come un pittore contemporaneo può fare sulla tela, macchie di colore e rimane lì senza un'elaborazione. Bisogna cercare di dare un senso con l'orchestrazione, scegliendo i giusti strumenti per esporre il tema e anche scegliere il modo di portare avanti il tema. Però tutto nasce da un'idea che poi viene sviluppata in maniera molto, a volte anche tecnica, a volte più fredda, ma sempre facendosi guidare, oltre che dalla ragione, anche dal cuore. Allora, sentiamoci un tuo primo brano, si intitola La rosa, del deserto, poi ce ne parli. Bene. Vediamo.
Ecco, era La rosa del deserto. Come nasce questo brano, Stefano? Nasce come un'idea di una colonna sonora per una serie che purtroppo poi non fu prodotta, ma per cui scrissi questo provino, che piacque però molto al regista, e sul mondo arabo, diciamo, quasi mille e una notte. Ecco, questo è un po' il senso e il sapore del brano, a cui ho voluto ridare il senso in questo video, pubblicando delle fotografie molto belle, che diciamo appartengono a quel mondo a cui appunto in cui doveva ambientarsi questo sceneggiato. Volevo chiederti, ma un aspetto legato poi anche all'ascolto, no? È vero forse che non siamo più tanto abituati ad ascoltare musica classica, parlo chiaramente un po' della massa della popolazione, secondo te, perché se è vero e nel caso in cui sia vero, come è possibile fare in modo che le persone si riavvicinino, no, a questo tipo di musica? Diciamo, effettivamente è un problema. Dunque, allora, la musica classica, però attenzione, è semplicemente la musica scritta in un certo periodo e si ferma, diciamo, a Schubert, Beethoven, così, dopodiché poi c'è il romanticismo, eccetera. La musica di oggi viene chiamata tout court contemporanea e già qui c'è un piccolo problema, perché musica contemporanea, quando uno dice vado ad ascoltare un concerto di musica contemporanea, si crede, diciamo, che il concerto sia diciamo fatto con musiche dodecafoniche o comunque con musiche che non hanno dei temi cantabili, ma si parla di musica di esperimento, diciamo, musica di ricerca. In realtà questo è un po' un omaggio, a mio avviso, in debito a un certo tipo di pensiero unico, perché non è vero che scrivere musica oggi vuol dire soltanto scrivere musica in quel modo, in quella maniera. Per me esistono due tipi di musica, la musica buona e la musica cattiva. Sono questi due generi. Poi la musica buona può essere rock, pop, classica, romantica, eccetera, colonne sonore, e viceversa, oppure può essere anche brutta questo tipo di genere, diciamo, ovviamente è importante, però la bontà del prodotto non è definita dal genere, ma è definita dal come questo genere viene affrontato. Il grosso problema è che al giorno d'oggi, ma non soltanto oggi, si è cominciato già da molto tempo, la musica cosiddetta colta è diventata come un qualcosa di nicchia, per cui il compositore si è messo in una torre d'avorio, si è innalzato e ha scritto delle cose che erano oggettivamente difficili da capire, se non inascoltabili, e ha detto al pubblico: non lo capite, colpa vostra, io continuo così, se non vi piace è un problema vostro, dovete voi adattarvi a me e non io a voi. Quanto di più sbagliato, perché tutti pensano che Mozart fosse anche lui un genio sulla torre d'avorio. Niente di più falso. Mozart scriveva su commissione, cercava di compiacere i suoi committenti e le sue arie d'opera, le nozze di Figaro, il Don Giovanni, eccetera, erano cantate dai suonatori d'organetto per la strada. Per cui non è che ci fosse un divario fra la musica popolare e la musica colta. Questo divario è venuto adesso. È venuto con il tempo, quando la musica cosiddetta colta è diventata anche troppo colta e ha cercato di essere troppo autoreferenziale. Il risultato è che al giorno d'oggi le sale da concerto si riempiono soltanto se uno fa i Carmina Burana di Orff, ma già dopo il primo pezzo, che è il più famoso, dopo l'attenzione si perde perché uno va a sentire i Carmina Burana di Orff, ma i primi 3 minuti sono quelli famosi, tutto il resto, per quanto meravigliosi, sono minuti che uno ascolta così, ma il pubblico medio non li apprezza come dovrebbe apprezzarli. Oppure, ecco, quando c'è la nona di Beethoven, la quinta di Beethoven, o quando c'è l'Aida, o quando c'è il Don Giovanni di Mozart, o quando c'è la Traviata. Cioè, ormai purtroppo si assiste a una, come dire, popolarizzazione della musica classica, cosiddetta classica, cosiddetta colta,
soltanto riferita però a determinati brani, mentre gli altri brani non si prendono minimamente in considerazione. Questo però, attenzione, dipende anche dal marketing, dipende anche da quello che diciamo qualcuno vuole, perché quando uscì negli anni '80 il film Amadeus, fu un successo strepitoso, la figura di Mozart veniva mitizzata, imitata da tutti, i giovani di allora volevano andare in conservatorio, volevano essere Mozart, anche se il film Amadeus non parla di Mozart veramente, la sua biografia non era quella lì, il personaggio di Mozart era molto diverso da quello che è stato descritto da Miloš Forman in questo meraviglioso film, però ecco, non è veramente biografico. E questo purtroppo non si fa più oggi. Oggi si fanno dei film in cui non viene più preso a modello l'artista che gli ispira, che tutti dovrebbero seguire. E quindi, quindi è chiaro, e sono sicuro che se qualcuno decidesse che si deve tornare ad amare la musica classica o la musica colta in generale, cosiddetta colta, ripeto, ecco, io sono convinto che ce la potremmo fare, perché purtroppo, l'abbiamo visto anche negli ultimi anni, le persone sono facilmente manipolabili e le persone sono facilmente influenzabili. Per cui io riesco sempre a portare il pubblico dove voglio io, non io, ma in generale, no? La persona che influenza le masse può arrivare sempre a raggiungere il suo obiettivo, però lo deve volere. In questo momento però purtroppo non si vuole propagandare, non si vuole promuovere la musica classica, ma si vuole promuovere un altro tipo di messaggio, quindi con un altro tipo di musica, mentre la musica classica è una musica dove non c'è confusione, anzi si cerca di fare chiarezza su tutto, cosa che invece avviene al contrario nel mondo contemporaneo, nel mondo moderno. Sentiamo allora un altro brano, poi ti voglio chiedere delle cose appunto sul pensiero unico che tu hai citato anche nella musica. Sentiamo però il brano successivo che ci hai inviato, Never Surrender. Thank you.
Era Never Surrender del maestro Stefano Burbi. Vorrei chiederti, Stefano, hai parlato prima anche del pensiero unico che c'è nella musica e anche un po' di questo snobismo, no? Dei compositori contemporanei che si mettono su una torre d'avorio e magari compongono musica non facilmente fruibile per la massa del popolo, insomma. Quale secondo te dovrebbe essere oggi il ruolo degli artisti? Cioè, ti chiedo se gli artisti molto spesso mi sembra che siano relegati a un ruolo di o spesso influencer o di megafono di diffusione di determinati messaggi del potere, no? E sono anche molto spesso non partecipano mai alla vita pubblica, comunque alle decisioni politiche. Raramente si vedono anche artisti che siano impegnati in politica. Invece, secondo te, quale dovrebbe essere il ruolo dell'artista? Cioè, spiegaci un po' questo aspetto legato alla tua opinione, chiaramente. Tu te lo chiedo perché poi anche tu hai avuto anche il coraggio, sei stato un artista che ha avuto il coraggio, no, di prendere delle posizioni ben nette e chiare nel periodo del cosiddetto Covid, la gestione politica dell'emergenza sanitaria, ecco. Sì, dunque, permettimi però prima di fare un piccolo annuncio. Abbiamo ascoltato prima Never Surrender. Never Surrender è un brano che fa parte di un album che uscirà adesso a metà di gennaio su Spotify e su tutte le altre piattaforme. Si chiama Il Vaso di Pandora, questo album. Che cos'è? Il Vaso di Pandora si richiama ovviamente al mito di Pandora a cui Zeus aveva donato quest'anfora in cui erano chiusi tutti i mali del mondo. Pandora, però, curiosa, aprì questo vaso. Era stato detto di non aprirlo, ma lei, incuriosita, aprì il vaso. Uscirono tutti i mali del mondo, però, da ultimo, la speranza, fece capolino fuori, e per questo tutti i mali del mondo, furono in qualche modo resi più dolci dalla speranza che, il loro passaggio sulla terra fosse, transitorio. Ecco. Questo è il brano Never Surrender che è ispirato alla speranza. Quindi ecco, ho fatto questo piccolo annuncio. Grazie, grazie. Adesso no, io ringrazio te per lo spazio che mi stai concedendo e passo a rispondere alla tua interessantissima domanda. Beh, allora, tutti pensano, ma l'ho detto tante altre volte questo, tutti pensano che l'artista sia libero. Soprattutto al giorno d'oggi. Se un artista veramente volesse dire quello che pensa, naturalmente non potrebbe lavorare. Perché se io penso una cosa che è contraria al pensiero unico, o comunque contraria al pensiero dominante di coloro che decidono i destini di un artista, è chiaro che questo artista non troverà cittadinanza, non troverà spazio e verrà tacitato. Quindi è molto difficile. Devo dire, molti artisti non fanno politica, ma quasi meglio, perché non è detto che un artista sia un bravo politico, assolutamente. Magari ce ne sarà stato qualcuno, ma onestamente io continuo a vedere molti artisti o pretesi tali che fanno dei proclami da megafono del pensiero dominante, ma senza una vera strada tracciata. Secondo me l'artista oggi invece deve parlare di altre cose, deve parlare anche dell'anima, dei sentimenti, deve cercare di unire le persone. Se io prendo una posizione politica come artista, avrò come risultato quello di dimezzare il mio pubblico, perché per antipatia qualcuno non vorrà ascoltare la mia musica, se sono un musicista. Non vorrà venire a vedermi al cinema o a teatro se sono un attore, non vorrà comprare i miei libri se sono uno scrittore o un poeta. Quindi l'artista ha la necessità di rimanere in qualche modo figura terza, figura neutra. Diversamente rischia di avere dei problemi non soltanto da parte di coloro che decidono se lui potrà avere strada o no, ma anche del suo pubblico, che poi è il giudice più inflessibile, l'ultimo giudice, quindi bisogna stare molto attenti. Come si fa per risolvere la cosa? Non si risolve.
non si risolve perché l'artista sarà sempre combattuto dalla necessità di esprimere quello che veramente pensa e la necessità anche di riuscire a esistere come artista, quindi di piacere a una più larga fetta possibile di pubblico, senza cercare di inimicarsi gli uni o gli altri. Quindi è una cosa veramente, veramente difficile. Pochi sono coloro che possono permettersi di dire quello che pensano, perché ormai hanno raggiunto un livello di popolarità tale per cui niente li può scalfire e niente li può più fermare. Ma basta essere un artista mediamente conosciuto che è facilissimo andare dalle stelle, diciamo, alle stalle. Per cui l'artista ha delle difficoltà oggettivamente a prescindere. Ma questo è sempre stato così. Anche Beethoven, che tutti dicono, Beethoven è il simbolo dell'artista indipendente, che pure era stato un grande ammiratore di Napoleone. Poi era stato deluso da Napoleone, tanto da stracciare la dedica che lui aveva fatto al condottiero francese con la sua Sinfonia Eroica. E poi, qualche anno dopo, dovette andare dal nipote di Napoleone a chiedere lavoro, perché purtroppo un artista deve mangiare come tutti gli altri. Quindi non era possibile nemmeno per lui essere coerente al 100%. E questa è la realtà delle cose. Lo stesso Mozart ebbe problemi col suo datore di lavoro, l'arcivescovo Geronimo di Coglioredo, e poi fu costretto, infatti, ad andare via da Salisburgo. Non ebbe migliore fortuna dopo, tant'è vero che il posto di Kapellmeister a Vienna non fu occupato da lui. Poi, quando morì Giuseppe II, che era il suo grande protettore, cadde in disgrazia. L'imperatore Leopoldo non lo amava, quindi insomma, non andò bene alla fine della sua carriera. Questo, l'artista è questo. Bisogna, al giorno d'oggi soprattutto, che prenda coscienza della situazione e che possa esprimere la sua opinione, ma attraverso l'arte, in maniera non divisiva. Perché è molto importante cercare di non essere divisivi se uno vuole conquistare una fetta del mercato. Ma questo non vuol dire essere falsi. Questo vuol dire semplicemente esprimere il proprio pensiero, la propria opinione, con rispetto. Perché tutto si può dire, ma sempre con classe, con stile, con rispetto, e senza demonizzare le persone che hanno un'altra opinione, un'altra idea. Chiaro, mi sembra che tu dica che l'artista deve avere il coraggio di esprimere determinate idee, ma cercando di connettere le persone su qualcosa di più elevato, esatto. Senza... è così, insomma, no? Il discorso è questo, sì. Allora, adesso noi facciamo di solito un gioco, no? Arrivati a questo punto nella nostra trasmissione di Incanto, che proponiamo, diciamo all'ospite di fare un collegamento artistico, cioè di collegare il proprio lavoro, i propri lavori artistici con quello di un altro artista. E tu ci hai proposto un pittore contemporaneo, insomma, a noi, morto nel 1988, che si chiama Pietro Annigoni. Perché questa scelta, Stefano? Ma per due ragioni. La prima è perché mi è molto caro questo pittore, in quanto ho scritto la colonna sonora, che poi ha vinto diversi premi all'estero, per un documentario a lui dedicato. Pietro Annigoni, Portrait of an Artist, è un documentario di produzione italo-canadese che ha avuto molto successo, soprattutto in Canada, negli Stati Uniti, eccetera. Poi c'è un'altra ragione per cui io sono dell'idea che si debba assolutamente conoscere questo pittore, perché fa della musica, scusate, della pittura in maniera classica ma moderna al tempo stesso, ed è lo stesso modo che io amo, con cui io faccio musica. Cioè, a me piace scrivere musica in maniera normale, in maniera, diciamo, fruibile per tutti, cercando però di non imitare il passato, ma di dire cose nuove nel solco della tradizione. Ecco, questo è il concetto che io ho, è l'idea che io ho della musica. Per cui Annigoni, a mio modestissimo avviso, ovviamente,
è forse il pittore che incarna meglio la mia idea di arte. E diciamo, se io fossi stato un pittore, mi sarebbe piaciuto dipingere come ha fatto Pietro Annivoni. E anche il suo grande allievo, Antonio Ciccone, che è mio carissimo amico, tra l'altro vive anche lui qui a Firenze, ed è un pittore che ha la stessa visione dell'arte, ha la sua stessa poetica, ed è, anche lui fa dei dipinti molto belli. Vedete, i ritratti, per esempio, che faceva Pietro Annivoni sono una cosa meravigliosa. Però vedete anche questi volti, che non sono certo un'imitazione del passato, però sono una trasfigurazione moderna dell'arte, del ritratto della Regina Elisabetta. Sì, capito? Questo, diciamo, il concetto è questo, diciamo. Sì, stiamo guardando, infatti la regia ci sta facendo passare, invito sempre a guardare le nostre trasmissioni di Incanto, ci sta facendo passare chiaramente dei dipinti di Pietro Annivoni. È molto interessante, no, quello che tu hai detto, cioè questo pittore che utilizza, quindi potremmo dire, un linguaggio, uno stile classico, però essendo contemporaneo, estremamente contemporaneo, ed è anche quello che tu fai nelle tue composizioni. Esatto. E, diciamo, poi hai vinto il premio Hot Docs come autore della migliore colonna sonora originale proprio per il film documentario Annivoni, Portrait of an Artist, al Festival Internazionale del Cinema di Toronto. Invece poi vorrei che ci parlassi anche del premio Franco Enriquez che hai ritirato nel 2021. La motivazione è stata la seguente, la vado proprio a leggere. Il maestro Stefano Burbi è uno dei compositori e direttori d'orchestra più interessanti del panorama nazionale e internazionale. La sua formazione gli permette di esprimersi con una grande proprietà di mezzi attraverso l'uso di un linguaggio classico che spazia dalla musica sacra, sinfonica e da camera fino all'opera. Le sue composizioni sono toccanti e profonde, lontane dai vezzi artificiosi ed ermetici. I suoi lavori contengono il valore universale riconosciuto delle grandi composizioni del passato e la geniale creatività innovativa della musica contemporanea. È riconosciuto, no, in questo premio proprio quello che tu ci dicevi, no? Questo utilizzo di un linguaggio più classico da parte di un autore contemporaneo, quindi in un modo nuovo. Sì, e infatti è una motivazione che mi ha fatto molto piacere, diciamo, leggere quando mi fu dato questo premio. Infatti questo premio mi è stato dato insieme a Carla Fracci, che purtroppo doveva ritirarlo, purtroppo è scomparsa qualche mese prima, quindi l'ha ritirato poi il vedovo, purtroppo. Ho preso questo premio insieme a Giuseppe Pambieri, questo grandissimo attore straordinario di teatro, Yaya Forte, e quindi è stata una bellissima serata. Questo è un premio che mi ha fatto molto piacere, è stato dato di Assirolo, perché ha messo in evidenza proprio questo fatto, cioè ha rotto il pensiero unico. Praticamente, ecco, ok, hanno dato il premio a un compositore che non fa musica, fra virgolette, contemporanea, pur essendo un contemporaneo. Questo è il concetto, no, che bisogna sfatare. Cioè fare musica oggi non significa fare per forza quel tipo di musica che tutti si aspettano da un compositore contemporaneo. Che vuol dire quindi armonie per forza dissonanti, o melodie per forza inconcludenti, oppure non melodie proprio. Fare musica vuol dire semplicemente seguire il proprio istinto di compositore nel solco della tradizione e certamente con un'innovazione contemporanea, moderna, perché no? Ma non vuol dire assolutamente avere un'etichetta. Si è fatto tanto per avere una libertà espressiva nella musica, ma siamo capitati da una gabbia a un'altra gabbia. Solo che la gabbia di prima era una gabbia dorata, quantomeno, perché c'era un'armonia. Ora bisogna scrivere per forza in un certo modo ed è una gabbia di ferro, e devo dire con filo spinato, perché diciamo, ok, fare sempre sperimentazione e fare ricerca, ma alla fine qualcosa si deve pur trovare. Chiaro, allora sentiamoci i titoli di coda del film documentario Annivoni, Portrait of an Artist, per il quale Stefano ha vinto la migliore colonna sonora, il premio Hot Docs al Festival Internazionale del Cinema di Toronto. Sentiamo questi titoli di coda del documentario. Thank you.
Ecco, era la musica dei titoli di coda del film su Pietro Nigoni, Nigoni, Portraits of an Artist. Immagino che per scrivere una colonna sonora sia necessario conoscere profondamente poi l'artista per farsi ispirare e guidare in qualche modo. Naturalmente è molto meglio conoscere l'artista ed è stato molto semplice perché il documentario effettivamente è stato molto esaustivo. Quindi io conoscevo Annigoni ovviamente come artista, come pittore, lo ammiravo. E dopo aver visto questo documentario ovviamente sono ancora più entrato in contatto con lo spirito di questo grande pittore, per cui il tema principale del film, che è quello che avete ascoltato, mi è venuto proprio così, proprio di getto, proprio sgorgato dal cuore non appena ho visto le prime immagini. E allora con quello poi abbiamo costruito tutto quanto la colonna sonora ed è stata una bellissima esperienza, assolutamente. Stefano, io ti ringrazio moltissimo per questa piacevole chiacchierata su D'Incanto. Io ringrazio te, è stato un piacere essere tuo ospite, veramente. Allora, ricordiamo che, lo ripetiamo così a beneficio degli spettatori che vogliono ascoltare della tua musica, hai detto che ci sarà a breve un'uscita Il su 19 Spotify. gennaio, esatto, il 19 gennaio su Spotify esce l'album Il vaso di Pandora. Sono sei brani, che uno di questi l'abbiamo ascoltato, Never Surrender. E che vogliono descrivere appunto il mito di Pandora, che è molto attuale visto il mondo di oggi, come si sta prospettando. Ma abbiamo sempre la speranza, non dobbiamo mai arrenderci, appunto, Never Surrender, che è il brano appunto che descrive la speranza, che non deve mai abbandonare l'umanità. E grazie di cuore a voi per aver seguito questa puntata di Incanto con il maestro Stefano Burbi. Sostenete il nostro progetto editoriale, è molto importante per noi avere il vostro sostegno. Grazie di cuore a chi lo ha fatto e chi lo farà. Potete garantirci una libera donazione, basta anche una piccolissima cifra, per noi può essere importante attraverso riferimenti IBAN e PayPal che potete leggere nel cartello in sovraimpressione. Mettete anche like all'intervista, commentatela e commentate rispetto ai contenuti che produciamo. Allo stesso modo è importante iscrivervi al canale per restare aggiornati sulle nostre produzioni, sui nostri programmi. Grazie e alla prossima.